Metro ha sempre posto un'enfasi eccezionale nei confronti del tessuto narrativo e non a caso la trama dei due precedenti capitoli ha rappresentato uno degli elementi vincenti e fondamentali per l'affermazione del brand. Tratto in parte dal bestseller di Dmitry Yulkowsky, il brand di Metro nel corso degli anni ha offerto storie di uomini sopravvissuti per caso ad una guerra atomica non meglio precisata, il dramma di una popolazione improvvisamente sottratta alle gioie della vita per essere confinata e costretta all'interno di metropolitane tanto lugubre e oscure quanto essenziali per sventare la minaccia radioattiva presente in superficie. Ma non solo. Oltre a tutto ciò è sempre stato dato grande risalto alla paura nei confronti del diverso, alla psicosi dell'ignoto, al timore del soprannaturale. Insomma, il confine tra misticismo, fantascienza e realtà è sempre stato un elemento chiave della saga, in grado a nostro modo di vedere di fornire quel pizzico di diversificazione in più capace di far emergere con veemenza il prodotto di 4A Games. Ebbene, diciamolo subito, l'elemento chiaramente meno riuscito di Metro Exodus, purtroppo, risiede proprio nella narrazione, la quale paradossalmente, pur abbandonando tematiche surreali e ascetiche per abbracciare elementi decisamente più concreti e realistici e quindi più vicini al pubblico, perde clamorosamente fascino e attrazione, risultando in parte inconcludente e nel complesso poco avvincente. L'intreccio narrativo di Metro Exodus inizia esattamente nel punto in cui si era interrotto con Last Light. I tetri sono definitivamente scomparsi e Artyom, protagonista di Exodus e dei precedenti capitoli, non riesce ancora, malgrado le vicissitudini che hanno caratterizzato la sua esistenza, a sopravvivere in serenità. Egli sogna di respirare nuovamente aria pulita, desidera affannosamente una vita normale e aspira a tornare un vero e proprio essere umano, non un verme strisciante rinchiuso nelle profondità metropolitane. Per questo ogni giorno, come una sorta di rito propiziatorio, si dirige in esplorazione nella vasta città desolata di Mosca con l'obiettivo di scovare un segnale o una flebile voce che gli possa fornire anche una minima speranza di realizzare il suo più recondito sogno, vivere all'aria aperta in zone non contaminate, con la compagna Anna, tentando di rifondare una colonia umana che sappia riassaporare le gioie dell'esistenza. Fino a che un giorno, andato in missione nella gelida metropoli russa, Artyom non scopre un'eloquente verità. Per tutta Mosca, probabilmente subito dopo la guerra, sono stati installati dei disturbatori, i quali impediscono a chiunque sia di percepire trasmissioni esterne e di registrare movimenti all'interno della città. Tutto ciò perché, secondo il colonnello Miller, vecchia conoscenza dei precedenti capitoli, la guerra non è ancora conclusa e il popolo russo non può di certo essere rilevato da forze armate straniere con il rischio di azionare un nuovo conflitto globale. La sconvolgente rivelazione però apre ad una serie di domande fondamentali e imprescindibili. Dove sono le forze di occupazione? Perché ovunque c'è desolazione? Cosa impedisce al governo di riorganizzare il paese? Ma soprattutto, cosa è stato fatto negli ultimi 20 anni? Come avrete sicuramente notato, l'incipit narrativo della produzione appare forte, deciso e d'impatto, capace nelle intenzioni di risolvere finalmente i quesiti da sempre presenti nel brand ma mai realmente affrontati e di fornire un quadro generale più ampio tanto sullo stato politico della nazione quanto sulle sorti del governo. Scotta a dirlo, ma eccetto un paio delle domande appena poste, la maggior parte di esse rimarranno per l'ennesima volta senza una vera risposta, lasciando il giocatore piuttosto insoddisfatto. Ma non è nemmeno questo il reale problema della narrativa di Metro Exodus. La trama infatti non riuscirà mai, per tutte le 18-20 ore che abbiamo impiegato per completare il titolo, a coinvolgere completamente il fruitore, complice una gestione dei ritmi di gioco davvero poco riuscita. Ci troveremo difatti troppo spesso a camminare continuamente attendendo che qualcosa accada e a parlare con personaggi non molto interessanti. La perdita dell'alone di misticismo è particolarmente evidente, tralasciando la splendida sezione finale, capace di riassumere egregiamente i motivi per cui Metro è divenuto un brand di successo, nel complesso non riuscirà minimamente a rivaleggiare con quanto offerto in passato. Ma a tutto c'è un motivo, e secondo noi ciò è dipeso dalla grandissima evoluzione subita sia dal gameplay che dagli ambienti di gioco. Sì, perché 4A Games non si è soltanto limitata a perfezionare la formula di base, ma ha deciso di compiere un lavoro di riconcepimento generale degli ambienti, con lo scopo di fornire maggiore respiro alla giocabilità della produzione. Se ben ricordate, nei precedenti capitoli le location apparivano piuttosto limitate e limitanti, sicuramente ben costruite, ma non secondo le effettive potenzialità del gameplay della saga. Tutto ciò si concretizzava in un'esplorazione soddisfacente, ma mai completamente esaustiva, proprio per
per i limiti precedentemente citati. Beh, sarete soddisfatti nello scoprire che in Metro Exodus questa sensazione scomparirà già dopo la prima ora di gioco, in quanto gli sviluppatori hanno indirizzato le proprie energie nella costruzione di mappe sandbox particolarmente ampie, le quali, per la gioia degli esploratori, potranno essere ispezionate in lungo e largo completamente e senza alcun vincolo. Il senso di smarrimento, inquietudine e, se vogliamo, ansia provate dal protagonista saranno perfettamente trasposte al giocatore, il quale, trovandosi in paesaggi così ampi e vasti, caratterizzati da continui spostamenti di orde di voraci mutanti o disgustosi mostri acquatici, si sentirà spesso spaesato e in difficoltà. Insomma, un lavoro di caratterizzazione dell'ecosistema eccezionale, in grado di soddisfare in pieno anche per quel che concerne la varietà. Se ci pensiamo attentamente e soprattutto osservando la metamorfosi dei precedenti capitoli, questo cambia era necessario e quasi obbligatorio, in quanto l'altra grande novità inserita dalla Software House nell'ossatura del gameplay risiederà nel crafting, decisamente più profondo e articolato rispetto al passato, e nella personalizzazione dell'equipaggiamento del nostro protagonista, il quale non passerà più nei negozi della metro per incrementare il potenziale bellico delle proprie armi, ma agirà sulle statistiche degli strumenti sfruttando uno zaino. Ma non è finita qui. Sia a bordo dell'Aurora, lo speciale treno che sfrutterete per spostarvi di location in location, che in rifugi scovati autonomamente negli ambienti di gioco, sarà possibile sfruttare i servigi di tavoli da lavoro, grazie ai quali si potranno sia realizzare preziose munizioni che agire nei confronti della tuta, innestando delle migliorie scovate durante l'esplorazione degli ambienti. Appare abbastanza chiara la volontà degli sviluppatori di accentuare le dinamiche survival e da GDR, non raggiungendo ovviamente mai picchi di complessità troppo elevati e rimanendo saldamente ancorati a un livello di difficoltà ben gestita e bilanciata. Inoltre, grazie alle funzionalità dello zaino, ogni singola bocca da fuoco che incontreremo nel corso dell'avventura potrà essere smontata all'occorrenza, potendo in qualsiasi momento recuperare modifiche non possedute e installandole istantaneamente sul nostro nuovo strumento di morte preferito. Queste implementazioni, ovviamente, non sarebbero state possibili se non si fosse operato ottimamente nei confronti di un evidente ingrandimento generale delle location, le quali, oltre a risultare nettamente più vaste, appariranno stracolme di oggetti, segreti, e l'esplorazione non risulterà più una feature accessoria o collaterale, ma saprà garantire quel tocco di profondità in più, fondamentale per mantenere la soglia dell'attenzione sempre elevata. Malgrado la rinnovata struttura delle mappe fornisca un sostanziale plus alla giocabilità di Metro Exodus, è impossibile non sottolineare come questo sia anche il motivo per cui la narrativa non riesca più a colpire come prima. La nostra attenzione rimarrà difatti fin troppo poco focalizzata sulle motivazioni per le quali stiamo compiendo determinate azioni, e questo inficerà pesantemente tanto sul ritmo della narrazione quanto sull'efficacia della stessa. Tecnicamente il titolo ci è apparso davvero di ottimo livello, nulla di realmente rivoluzionario, soprattutto per quel che concerne le animazioni e le espressioni facciali, ma comunque gradevole e soddisfacente. Tutto ciò è stato possibile anche grazie ad un sistema di illuminazione superlativo in grado di generare scorci suggestivi e contrasti di luce particolarmente ispirati. Eccezionale, infine, la direzione artistica, capace più volte di lasciare a bocca aperta il fruitore. In conclusione, Metro Exodus simboleggia in maniera inequivocabile, quantomeno sotto il profilo del gameplay, il miglior metro mai realizzato, contraddistinto da location vaste, ottimamente edificate e mai eccessivamente dispersive, costruite appositamente per incrementare a dismisura l'immersione negli ambienti e far evolvere in maniera significativa la giocabilità del brand. Peccato, davvero duale ammetterlo, che tutto ciò non si sposi alla perfezione con una narrativa di spessore, contraddistinta da personaggi carismatici che sappia seriamente appassionare, in quanto di spunti interessanti ce n'erano davvero a bizzeffe. Malgrado ciò, gli appassionati della saga troveranno un prodotto che difficilmente potranno lasciarsi sfuggire, anche solamente per vivere l'esodo finale verso la libertà di Artyom, salutandolo per sempre.